Dulcis in fondo, a colpa dell'autostrada ovviamente. Abbiamo anche Native, l'azienda dell'Irpinia, che da sempre, quando può e vuole, partecipa ai nostri Coast the Wine. Stasera Hard Rock Café, che vini avete portato? Allora, abbiamo portato con noi un Greco di Tufo, un Tavrasi e un Aglianico Beneventano, grosso velluto. Quale consiglia ai rockers come vino più rock della Native? Allora, sicuramente consiglierei il Tavrasi, il nostro Tavrasi Rue 333, perché se è vero, insomma, che musica e vino creano grandi emozioni, sicuramente il nostro Aglianico in purezza, quindi 100%, ci darà proprio una spinta per puoi raggiungere... servirmelo un goccio? Grazie. Senti, ma per i nostri appassionati e seguaci, se vogliono venire a trovarvi, dove devono venire e cosa potete offrirvi? Allora, noi siamo nell'entroterra campano, e quindi in Irpinia, a Paternopoli per precisione. Possiamo offrirgli veramente un piano di Avellino, un Greco di Tufo, un Aglianico, uno Sciascinoso, un Coda di Volpe. La gamma Native è bella ampia, e col nostro portafoglio offre veramente una bella selezione di vini. E nulla, sicuramente il nostro Tavrasi Rue 333 o l'Eremo San Quirico, che è uno dei top di gamma, per cui non resta solo che venirci a trovare. Allora, per la prossima primavera, viaggio in Irpinia a trovare Native, a scoprirli. Ci vedremo a Vinitaly, immagino. Sì, saremo al Vinitaly, con grande piacere, finalmente.